torniamo all'argomento che le avevo sollecitato con la domanda. Il tipo di rapporto che lei aveva, eventualmente ancora prima di essere arrestato nel luglio 91, anche con Bernardo Brusca. Bernardo Brusca, io ho avuto rapporti perché lui si era interessato di un problema che avevo avuto io con un personaggio che allora mi fu indicato come il capo della famiglia mafiosa di Collesano, che praticamente era un certo Ferrara, Peppe Ferrara, e praticamente lui si interessò molto di questa situazione, però ahimè era conclusa con il pagamento da parte mia di 30 milioni che venivano reclamati da questo personaggio Ferrara, che diceva li avanzava non da me ma da mio padre. Io feci finta di niente e pagai nelle mani del Brusca Bernardo questi 30 milioni, che poi so che effettivamente furono dati a Giuseppe Ferrara. Devo dire che poi, mentre Giovanni Brusca mi trattava con una certa riservatezza, sempre con qualcosa nello stomaco che faceva percepire che non aveva fiducia in me assolutamente, devo dire che in un'occasione della mia sosta nel carcere di Termini Imerese, dove c'era un po' tutta l'altra società di Cosa Nostra che era lì presente al 41 bis, il Bernardo Provenzano, come si comportava benissimo. No, ha chiesto di Bernardo Brusca. Bernardo Brusca, praticamente si comportava benissimo e praticamente continuava a trattarmi bene, mi parlava, cosa che effettivamente non faceva Giovanni Brusca all'interno, alla presenza di altri personaggi di Cosa Nostra, quale Pippo Calò, Giovanni Pullarà, altre persone che erano, quasi volendo fare capire, come se questo fosse possibile, agli altri che io ero affiliato effettivamente a Cosa Nostra. Devo dire che c'erano, per esempio, dei fratelli Ribisi, che erano dei personaggi famigerati della famiglia mafiosa di Palma di Montechiaro, e a questi ci è stato detto che Angelo Aio era come noi. Io dicevo, questo è pazzo. Ma comunque, così lui disse, e praticamente c'erano presenti due uomini d'onore della famiglia di Agrigento, provincia, che erano Guarneri Antonio e Ribisi Francesco. Sia Guarneri Antonio che Ribisi Francesco erano uomini d'onore ed erano affiliati alla famiglia mafiosa di Agrigento. Chi è che disse, chi è che la presentò come uno dei loro? Bernardo Brusca. Senta, io praticamente dissi, ma com'è questo folle? Pensai, disse, ma che sta facendo una cosa così? Però siccome avevo avuto altre presentazioni del tipo con altri personaggi delle famiglie mafiose della Sicilia, di allora non mi meravigliai più di tanto. Va bene, che sanno perché fanno questa cosa. Pensavo che ci fosse un ulteriore motivo di presentazione in questa situazione. Soltanto, poi andremo ai colloqui che lei ha avuto con Bernardo Brusca già al carcere di Termini Imerese, ma intanto una domanda più generica. Ma se entrambi eravate sottoposti al 41 bis, come facevate a parlare, lei e Bernardo Brusca? Attraverso quali espedienti? Camotaggio. Bene, e allora devo dire che Bernardo Brusca simulava di aver avuto un ictus, per cui camminava con difficoltà, come cammino con difficoltà per ora io, e praticamente non scendeva mai all'aria,
cioè praticamente avevamo sottoposto a 41 bis la possibilità di scendere all'aria, cioè di fare un'ora d'aria una volta al giorno. Devo dire che quando capitava, perché la direzione carceraria aveva fatto un escamotage che praticamente ci divideva per gruppi, quando capitava per caso che io potessi scendere insieme con Bernardo Brusca all'aria, subito e Brusca, malgrado le sue difficoltà, scendeva all'aria e veniva a parlare con me. Questo si può naturalmente vedere, perché ogni giorno chi parlava e con chi era scritto nei verbali del carcere che regolavano la questione dell'aria. Ho capito. Senta, lei ha fatto già più volte riferimento all'onorevole Lima. Le volevo fare una domanda analoga a quella precedente. Che tipo di rapporto e frequentazione personale lei ebbe con l'onorevole Lima? E fin quando mantenne eventualmente tali rapporti? Allora, devo dire che avevo la lunga pezza, per ragioni politiche, la frequentazione con l'onorevole Lima. Devo dire che queste frequentazioni politiche che avevano erano conseguenti al fatto che io ero consigliere comunale di San Giuseppe Iato per 15 anni all'incirca, della Democrazia Cristiana. Per questo avevo modo di avere conosciuto sia il Lima e di avere dei rapporti con lo stesso. Devo dire che immediatamente dopo il mio inizio di collaborazione con la questione degli appalti, devo dire che questo rapporto si intensificò e io, malgrado il relativo ruolo non di vertice che avevo sia in Cosa Nostra sia in politica, e praticamente continuare ad avere un rapporto più diretto con lo stesso, rapporto che si è protratto fino al mio primo arresto. Stiamo parlando del luglio del 1991. Luglio era proprio un mese terribile, perché ero stato arrestato la prima volta e sono stato arrestato anche la seconda volta. Questo rapporto che lei ha definito più diretto negli ultimi anni, prima del luglio 91, in che cosa si concretizzava? Cioè, volevo capire, per esempio, lei ebbe la possibilità di frequentare l'abitazione o la segreteria dell'onorevole Lima, vi davate del tu, vi davate del lei, l'onorevole Lima era a conoscenza del suo ruolo nel predisporre le... Sicuramente sì, perché l'onorevole Lima avevamo un rapporto che naturalmente anche per la differenza d'età, lui mi dava dell'angelo del tu e io lo citavo onorevole, ci dicevo onorevole, e questo era il tipo di rapporto. Lui mi diceva spesso e mi sollecitava, evitavo questa camorria all'onorevole, e io finivo sempre a chiamarlo onorevole. Devo dire che la frequentazione nostra avveniva la mattina presto nella sua villa di Mondello, era una villa che lui aveva comprato da un mio amico che era perito nella famosa l'aereo che era caduto su Montagna Longa. E poi devo dire che lui mi riceveva nei luoghi più impensati, anche la sua segreteria sita nel grattacielo K
che c'era in via America Mari, e poi alle volte quando veniva da Roma, sia tardi che presto, comunque mi diceva che questo rapporto doveva restare riservato, perché praticamente si ne sventano, questo era il suo modo di parlare, che era il modo di parlare molto palermitano, e si ne sventano sempre consumati, per cui evidentemente si cerca di stare più attento possibile anche nei tuoi interessi, nel tuo interesse. Cioè mi metteva in guardia che ogni fatto che se si scopriva questa cosa saremmo finiti non nei guai, ma nei guai tutta qui, in effetti cosa che è successo. Senta, nel meccanismo di aggiudicazione degli appalti ed eventualmente nel meccanismo delle tangenti connesse all'aggiudicazione di questi appalti, l'onorevole Lima aveva un ruolo? E poi le volevo chiedere la stessa domanda in relazione ad un altro politico siciliano, per quello che lei eventualmente conosce di eventuali ruoli nel sistema di aggiudicazione degli appalti e di spartizione delle tangenti, che è l'onorevole Mannino. Io alcune cose le do per scontate perché sono contenute in sentenze ormai definitive, che in parte sono prodotte, in parte produrremo gli atti, però vorrei che lei ci dicesse in relazione a questi due personaggi se e quale ruolo avevano e in che periodo lo hanno rispettivamente avuto nel meccanismo dell'aggiudicazione degli appalti e della spartizione delle tangenti legate agli appalti. Sia il Lima che il Mannino hanno avuto tale ruolo, sia nell'aggiudicazione degli appalti, sia in quel che riguarda la spartizione di quello che ne deriva da questa aggiudicazione diversa degli appalti. Cioè praticamente dobbiamo dire che avevo io un grande nemico all'interno di Cosa Nostra. Era uno che di mestiere faceva i consiglieri della famiglia mafiosa di Corleone. Tale personaggio si chiamava Giuseppe Lipari, però in effetti oltre questo ne faceva un altro ben peggiore, era il cosiddetto tragiriatore, come si dice nel più stretto senso della sicilianità della parola, cioè era un tragiriatore, riusciva sfruttando la vicinanza con personaggi di Cosa Nostra di vertice, quale Vidrina e Provenzano, a cercare di mettere sempre zizzania nella gestione di queste appalti. Diceva che quello che io chiedevo per gli appalti era assolutamente abnorme, assolutamente non c'era nessuna notizia di una gestione come la descrivevo io di questi appalti. E praticamente bisogna dire che la gestione di questi appalti praticamente era stata stabilita in un modo non da me ma da personaggi che poi hanno chiesto l'avallo di Rina Provenzano, quale poteva essere il Lipari Giuseppe, che era così composta. I lavori venivano venduti, perché proprio di vendita si parlava, al prezzo del 4,50%. Così suddiviso. Il 2% andava all'amministrazione appaltante con il numero 1, il capo della corrente preminente. Poi c'era lo 0,50%
che andava ai cosiddetti organi di controllo, qua della commissione provinciale di controllo, e un altro 2% a Cosa Nostra. In questa quota però era omessa uno 0,80 che veniva riservato direttamente a Salvatore Riina. Devo dire che questo 0,80 veniva anche dato non solo per i lavori che gestivo io, ma per tutti i lavori che erano allora in Sicilia. Sì, e intanto questo meccanismo di spartizione della tangente in questo modo era noto, torniamo ai due nomi che le ho fatto, all'onorevole Lima e all'onorevole Mannino, e lei ha già detto entrambi hanno avuto un ruolo in questo funzionamento del meccanismo. Ma sì, quale ruolo? Ce lo può specificare meglio? Fino a quando lei è stato libero, fino a luglio 91? Io devo dire che c'erano due poli che gestivano le tangenti. C'era il polo Lima e il polo Mannino. Le due non ne gestivano le stesse tangenti. Erano delle tangenti diverse. Al Lima gli veniva un polo gestito direttamente da me. Invece a Mannino arrivavano i poli ben più importanti e consistenti, che erano la gestione dei grandi appalti, che avevano allora in mano le imprese paramafiose e mafiose della provincia di Agrigento. Sto riferendomi all'impresa gestita da Filippo Salamone e Giovanni Micichè in Presem, e poi dall'impresa che era gestita direttamente dall'imprenditore Vita, originario di Favara, che gestiva un'impresa omonima ad Agrigento. Devo dire che addirittura del Vita si dicesse che era un socio occulto dell'onorevole Mannino, e il Mannino aveva modo di gestire altre imprese, altre amministrazioni, quale quelle che erano gestite da un personaggio molto vicino all'onorevole Mannino, che era l'ingegnere capo del Basso Belice Carboi. Praticamente questo qua si chiamava ingegnere Vitrano. Sempre originario dell'Agrigentino? È originario di Menfi, e praticamente è stato anche sindaco di Menfi, e praticamente era molto vicino, almeno lui così si definiva, e addirittura quando si chiedeva qualcosa tutto quello che usciva dagli appalti della sua zona o dell'ente che lui controllava, diceva: ah, qua c'è il Mannino, non è un problema mio ma un problema di Mannino. E praticamente c'erano delle situazioni che gestiva direttamente il Mannino e che non erano quelle che gestiva il Lima. Senta, lei ebbe comunicato qualcosa che le poneva dei limiti nella gestione di appalti pubblici, limiti di entità economica dell'appalto? E se sì, quando si verificò? E se le venne detto qualcosa su quale gruppo doveva invece gestire appalti di entità economica superiore? Io continuavo a gestire. No, al di là, io per ora le chiedo se le venne comunicato qualcosa. Sì, mi venne comunicato di non occuparmi più della gestione dei lavori con valenza superiore ai 5 milioni di euro,
5 milioni di euro, e praticamente no, nel 91 l'euro ancora non c'era. Sì, non c'era, però sì, c'erano i cosiddetti EQ, cioè praticamente che era una cosa che avevano derivato a livello comunitario. Dice, tu di questi lavori non te ne devi occupare più, e praticamente mi debbo io materialmente, quando mi venne detto questo fatto, mi venne detto dal solito Lipari, che io pensai subito sarà una tragedia di Lipari, e così andai immediatamente a ricorrere al mio amico tra virgolette Giovanni Brusca, che mi rassicurò dicendomi che in questo accordo, che veniva doveva essere gestito da Salamone Filippo, da Bini, che era un ingegnere della Calcestruzzi, dallo stesso Lipari, e praticamente noi non avevamo avuto problemi a gestire tutti i lavori che riguardavano la SIAP. La SIAP era una società che era stata creata apposta da Nicolosi e da altri personaggi, quale il Musco, che era l'intelligenza di Nicolosi, che praticamente si occupavano della gestione diretta insieme a Cosa Nostra. Ne posso parlare bene di questa cosa, perché Cosa Nostra gestiva Salamone Filippo e il gruppo argentino, indovini tramite chi? Tramite me, che io praticamente riuscivo a fare entrare per la quota qualsiasi desiderio che aveva questo gruppo per la gestione degli appalti pubblici in Sicilia. Si immagini che in quel periodo ci sono state una gestione enorme degli appalti pubblici, che i cosiddetti schemi idrici. A un certo punto io riuscii ad farmi assegnare, malgrado tutti gli input negativi di Lipari, la gestione di questi appalti, e cercai di trattare la cosa direttamente con le famiglie locali di Cosa Nostra. Riesci a collocare nel tempo questa comunicazione di limitarsi a gestire gli appalti inferiori a quella soglia economica che ha indicato? Alla fine degli anni 70-80, che ci sto parlando dell'89-90, più verso il 90 che verso l'89. Chi glielo comunicò, se lo ricorda? Sì, me lo comunicò sia Lipari e Giuseppe, e praticamente anche me lo comunicò Salamone Filippo, dicendomi che c'era stata una riunione di personaggi all'interno dell'ufficio della Calcestruzzi, sito in via Mariano Stabile, dove era stata stabilita questa cosa, che si sarebbe occupata. Ah, ecco, un altro personaggio che si doveva occupare era Buscemi Antonino, che era un plenipotenziario della Calcestruzzi in Sicilia. Secondo queste comunicazioni di Lipari e di Salamone, chi si doveva occupare degli appalti di entità economica superiore a quella soglia che ha indicato, signor Sire? Loro. Stiamo parlando di Salamone Filippo, di Buscemi Antonino e di Lipari Giuseppe, che si dovevano occupare di questa cosa. Devo dire che non era una cosa fatta gratis, ma era una cosa che stabilì il prezzo dello 0,80 pagato a Salvatore Riga. Signor Sino, 0,80 sembra una cosa a niente, ma era una cifra iperbolica, perché praticamente lo 0,80 era su miliardi
di lavori assegnati allora in Sicilia ha tramite questo meccanismo. E praticamente lo 080, se lei si prende i finanziamenti dell'epoca, era veramente pazzesco. Infatti tutti si lamentavano perché il Salamone non ottemperava a questa situazione. Però poi cominciò a pagare poi il Salamone e tutti erano contenti e felici. Dopo queste domande sui suoi rapporti e sulle sue conoscenze sul ruolo di Lima e Mannino, le faccio una domanda specifica. Prima che lei venisse arrestato nel luglio del 91, in ambito Cosa Nostra, lei sentì mai parlare di progetti di omicidio nei confronti di questi due politici, l'onorevole Lima e l'onorevole Mannino? Io praticamente ne sentì parlare direttamente da Giovanni Brusca, che mi disse un fatto a cui io rabbrividii immediatamente, perché mi disse: ma tu a chi faresti ammazzare? A Mannino o a Lima? Io ci ho detto: senti, guarda, io non farei ammazzare nessuno dei due, perché praticamente ritengo che per noi, perché mi identificavo allora nell'organizzazione, ne verrebbero senza dubbio dei guai, perché ci sarebbero delle reazioni da fare spavento, sia che tu fai ammazzare il Mannino che il Lima. Riesce a collocare nel tempo questo discorso, questa conversazione con Giovanni Brusca? Sì, fu fatta nei primi mesi del 1990, diciamo, possiamo dire giugno 90. Ma non era la prima volta che Giovanni Brusca mi faceva di questo tipo di discorsi, perché mi aveva detto che c'era il desiderio di ammazzare anche il presidente della regione Nicolosi, che allora era un altro che, non capendo bene la situazione, impediva l'assegnazione degli appalti SIREP. Senta, signor Sino, a proposito della data di questa conversazione con Giovanni Brusca, le devo contestare che lei in uno dei primi verbali, diciamo nella prima parte della sua collaborazione, 11 novembre 1997 al PM di Caltanissetta, ha riferito di più incontri, a pagina 2 alla fine, di più incontri avvenuti in particolare nel marzo-aprile 1991. Aspetti, non forse. No, Presidente, non è questa la. Non. No, non. Non procedo alla contestazione, perché in realtà si riferiva ad altri incontri. Vabbè, ma lei è sicuro di questa collocazione nel 1990 della conversazione con Giovanni Brusca, che le chiede: tu a chi faresti uccidere, Lima o Mannino? Senta, io effettivamente non posso essere sicuro di questa collocazione in queste date, perché a prescindere dalle mie vicissitudini sanitarie, ho avuto due ictus nell'ultimo momento e praticamente sono passati oltre 20 anni e praticamente non ho modo di poter confermare in maniera precisa quando è stato questa cosa. Ma diciamo che per me
l'anno doveva essere sicuramente tra il 90 e il 91, i primi mesi del 91, gli ultimi mesi del 90. Io di questo posso dirlo con certa certezza, perché poi gli incontri miei, visto anche il periodo di latitanza di Giovanni Brusca, si sono rarefatti. Senta, Brusca in quel momento, in quella conversazione, gli diede qualche dettaglio, qualche precisazione sul motivo di quel suo intendimento comunque di uccidere o Lima o Mannino? Pure mi disse, sono due cornuti, perché praticamente hanno, cioè si sono presi i voti e non solo, e poi praticamente ci hanno abbandonato. Naturalmente io in questa occasione ho detto, ma parla di Lima o parla di Mannino? Devo dire che in effetti parlava di tutte e due, ho avuto modo di avere conferma di questa cosa, perché io non è che parlai solo con Giovanni Brusca di questa cosa, ma quando sono arrivato nel carcere di Termini Imerese, sì, una delle prime cose che ho fatto, che ho avuto, la prima chiamata che ebbe fu da parte di Bernardo Brusca, che mi fece capire, scendeva all'aria, va bene? Io sono sceso all'aria, del gradino che c'è nell'area di Termini Imerese, io mi sono seduto, io, Giovanni, Bernardo Brusca e Giovanni Pullarà. E il Brusca mi disse di non preoccuparmi, che spesso... ci sarebbero state novità. E io feci il finto tonto e disse, ma che novità? Naturalmente con queste persone facevo finta di essere, e lo ero anche, non facevo finta di essere molto seccato, perché mi ero trovato coinvolto in fatti che non mi riguardavano, per colpa non direttamente mia, e con pochi risultati. E praticamente il Brusca mi disse, ma tu niente puoi fare per dire qualcosa di sti politici. Io ho fatto il mafioso in quella situazione. Ho detto, io non posso fare niente, e se ho da fare lo farò non prima, non ora, ma lo farò quando esco, dicendo che avrei potuto vendicarmi in un qualsiasi modo. E praticamente il Bernardo Brusca mi disse, ma tu che ne pensi se ammazziamo a Mannino? Io naturalmente sono, benché sapessi che erano delle intenzioni che ormai già prese da parte di Giovanni Brusca, ho detto assolutamente, voi lo dovete fare, perché si scatenerebbe una reazione non comune e ci porterebbe nei guai. Senta, signor Sino, lei questo episodio lo aveva già riferito, ma in termini leggermente diversi, per cui opero una contestazione. Vediamo se ci può chiarire, se si ricorda esattamente i termini dell'interlocuzione con Bernardo Brusca al carcere di Termini Imerese. E intanto lei ha già detto in uno dei primi colloqui avuti subito dopo l'ingresso al carcere di Termini Imerese. Sì. Noi abbiamo accertato che lei fece ingresso il 16 settembre del 92 al carcere di Termini Imerese. Bene. E mi riferisco
a quanto lei ha dichiarato a noi PM di Palermo il 1 ottobre del 2012. Bernardo Brusca, pagina 44 e 45 della trascrizione, abbiamo proprio la registrazione, quindi. Il signor Bernardo Brusca non scendeva mai nell'aria perché diceva di stare male, non era vero, ma simulava un ictus veramente bene, praticamente lui scendeva solo quando scendevo io. E come nasce sto discorso di Mannino? Chiede il pubblico ministero. Com'era il discorso? Mi dice la formula incomprensibile, poi bene il concetto. Ancilù, stai tranquillo, io ero molto preoccupato, altro che tranquillo. A momenti siamo no, aspetti, mi lasci completare e poi prego, prego. A momenti siamo a casa perché ora ci diamo un avuto corpiceddu, ni cavamo a Mannino. Madonna, esatto. Ma che sei pazzo, io gli dico. Aspetti. Quindi la differenza che almeno il pubblico ministero coglie è questa. Poc'anzi lei ha detto che Bernardo Brusca le disse: ma che ne pensi se ammazziamo a Mannino? Invece in questo interrogatorio del 1 ottobre 2012 le espressioni sono più dirette, perché non come una richiesta di parere, ma stai tranquillo, a momenti siamo a casa perché ora ci diamo un avuto curpiceddu, ni cavamo a Mannino. Cioè come un annuncio, di un omicidio che doveva avvenire da lì a poco. Ora ci diamo un altro curpiceddu, ammazziamo a Mannino. Io devo dire una cosa, che se non c'era questo mio intervento su Brusca Bernardo, che allora poteva ed era una potenza, e praticamente ci sarebbe stato che il povero Mannino non era più tra di noi, perché il Mannino poi mi risultò da altre parti che avevano organizzato pure come ammazzarlo al bivio di Misilvesi, alias detto Masilabesa, che è una località in provincia di Agrigento, sulla strada a scorrimento veloce Palermo-Agrigento, che avvicina al bivio di San Buca di Sicilia, doveva essere fatto questo attentato. Questo chi glielo disse e quando lo seppe poi? Ovviamente io l'ho appreso da se ha risposto non abbiamo sentito, perché forse il microfono... Dal capo mafia di Sciacca, che era, in questo momento non lo ricordo come si chiama, per meglio problemi di... mi scappa. Salvatore Di Ganci, che me lo disse in un'occasione che ho avuto modo di parlare di altre cose a Sciacca con lo stesso. E quindi quando? Quando immediatamente sono stato nelle vicinanze del mio praticamente io arrestato. Il microfono, signor Sino. 96, 97. No. Quindi dopo la sua prima scarcerazione. Sì, dopo la prima scarcerazione, nel momento che sono stato un mese fuori, io mi recai una volta a Sciacca e ho avuto modo di incontrare Totò Di Ganci e praticamente inteso un procuratore, e era il procuratore in quanto reggeva l'agenzia della Cassa del Risparmio a Ribera. E in questa occasione il Di Ganci mi disse che era stato predisposto già con tutti i tipi di cose di fare un attentato a Mannino.
Ma le disse anche quando era stato predisposto questo attentato? No, non me lo disse, era stato predisposto e si doveva agire nei confronti di Mannia, che naturalmente con cose che dicevano che era un cornuto, aveva fatto questo, aveva fatto quello, se ci aveva tradito e cose di questo genere. E ho detto, senta, cercate di evitare perché siamo tutti a mollo. Abbiamo aperto questa parentesi di approfondimento su questo suo colloquio con Salvatore Di Gangi e sulla precisazione di una località dove era stato organizzato o comunque pensato l'agguato. Però adesso torni soprattutto lei con la memoria a quel colloquio con Bernardo Brusca. Lei il 1 ottobre del 2012 ha utilizzato proprio queste parole: Angelou, a momenti siamo a casa perché ora ci diamo un altro colpetto. E poi nicavamo a Mannino. Sono queste le espressioni effettivamente utilizzate da Brusca a Bernardo? Le può confermare? Sì. Qua sono le cose che sono state dette nei primi giorni, perché non era il primo giorno che io potevo vedere a Mannino. C'era un preciso turno in quando scendevamo all'aria. Io alle volte scendevo all'aria col signor Ickes, alle volte scendevo all'aria col signor Ipson, che poteva essere Bernardo Brusca. E quando io ho avuto occasione di parlare con Bernardo Brusca, il Brusca mi assicurò, insieme con Giovanni Pullarà, e io sentii questa assicurazione come una sollecitazione da parte del Brusca a una collaborazione contro i politici. Io ho detto, io assolutamente queste cose non le faccio, l'ho detto anche perché avevo paura del Brusca, che mi avrebbe immediatamente etichettato come svivo. Va bene. Un altro passo indietro nel tempo, sempre con riferimento invece al colloquio che lei ebbe prima con Giovanni Brusca, quando le disse: ma tu ammazzeresti Lima o Mannino? Lei oggi è anche perfettamente comprensibile, a distanza di tanto tempo, ha detto: non mi posso ricordare se è 90 o 91. E le leggo quanto, signor Presidente, possiamo evincere da una sentenza definitiva prodotta agli atti, che è quella per l'omicidio Lima. In particolare pagina 316 e seguenti di quella sentenza. Sono dichiarazioni virgolettate. Va bene. Lei venne sentito all'udienza del 23 gennaio 1998, quindi in epoca abbastanza prossima all'inizio della sua collaborazione. E riferì testualmente, virgolettato: Giovanni Brusca era molto seccato che c'era stato questo decreto legge e che un sacco di persone erano state in un certo senso prima illuse dai politici e poi disilluse, cioè mi raccontò che erano uscite per 2 o 3 giorni, per pochissimo tempo, forse un po' di più, ma pochissimo tempo, e poi erano stati ricondotti di nuovo in carcere, creando veramente una disillusione in questi personaggi e naturalmente nei personaggi di vertice di Cosa Nostra. A questo punto mi fece una strana proposta, una specie di perverso gioco della torre: chi buttiamo giù, Angelo? Tu chi ammazzeresti, Mannino o Lima? Cioè lei ha legato in questa conversazione, in questa dichiarazione del 23 gennaio 98, questa proposta di Brusca al fatto che Brusca le disse, le accennò al fatto che poi noi sappiamo come provare in altri termini, no? Io lo suggerisco, che molti uomini d'onore erano stati prima destinatari di un provvedimento di scarcerazione e poco dopo nuovamente tutti riarrestati. Adesso che le ho letto queste sue dichiarazioni, ricorda se effettivamente
nel discorso del la cosa Busta... è andata come dice lei in queste mie dichiarazioni per ricordare queste mie cose, perché io devo dire che poi susseguentemente a questo fatto c'è stato un altro episodio che io ho riferito, penso, all'autorità giudiziaria di Palermo. Io sono stato vicino a Santino Pullarà, Santino Pullarà che era il figlio di Giovanni Pullarà, che in occasione in una pizzeria di Palermo, che poi mi pare fu stata sequestrata, alla presenza di un sacco di gente di Cosa Nostra, tra cui c'era Gioè e altre persone, era stato ricevuto insieme con me dall'onorevole Cardinale, Salvatore Cardinale, e dall'onorevole, allora il Presidente della Regione, come si chiamava? Totò Cuffaro, Salvatore Cuffaro, era stato ricevuto, e sono stato ricevuto insieme con Santino Pullarà, che si lamentava di questo fatto, che c'era quello che da loro veniva definito un tradimento nei confronti delle persone di Cosa Nostra, a cui loro erano stati sempre fedeli. Dicevano pure che chi lo diceva era Lima, che era un personaggio molto rappresentativo dell'epoca, che c'era stato un preside. Il preside era chiamato in maniera, diciamo, affettuosa da Lina come un preside, non l'aveva voluto firmare questa cosa, aveva ansia, ha messo in condizione che non si attuasse questo fatto, perché dichiarava che era una cosa brutta, scellerata, che non avrebbe mai dovuto esistere. Chi era il preside? Preside era Andreotti. E Lima a che cosa si riferiva? Presidente. Lima le spiegò a che cosa si riferiva quando diceva che il preside, quindi Andreotti, non aveva potuto digerire una determinata situazione? Sì, lo disse pure, perché mi disse: ti pare che su Scurdao ho fatto di martelli. Praticamente si riferiva al fatto che anni prima era successo che tutta Cosa Nostra era stata coinvolta in una cosa gestita da Martelli, e che doveva fare apparire come un fatto siciliano la gestione di quel tipo di elezioni. Addirittura avevano scritto: deve essere fatto con il primo nome che deve essere eletto è Martelli, il secondo come deve essere quello di Reina, insomma, se questo era l'ordine non lo ricordo bene, però c'erano tre o quattro nomi che dovevano essere portati alle elezioni. Devo dire che in quel periodo c'è stato un revival di sentimenti socialisti che portò ad un'affermazione del Partito Socialista allora in Sicilia. Senta, signor Sino, intanto le volevo chiedere una cosa, perché almeno... Dottore, mi scusi. Ma io comincio a perdere colpi, mi dispiace, ma la mia autonomia è molto limitata, derivata dalle mie condizioni di salute. Sì, signor Sino, noi siamo a conoscenza delle sue condizioni, quindi lei ci dovrebbe dire se vuole, si accontenta soltanto di una pausa o comunque per oggi vuole fermarsi, perché noi possiamo organizzare così i nostri lavori. Bene, allora la prego. Sì? Avvicini il microfono, perché non l'abbiamo sentita. Dico di esimermi di continuare in questa occasione, rinviamo ai prossimi giorni, perché se non c'è,
Sì, noi siamo a conoscenza delle sue condizioni di salute e quindi sicuramente sì, accogliamo. Intanto stamattina mi sono alzato proprio in ora antelucana. Lo immagino, va bene. Siamo noi a conoscenza, quindi sicuramente l'istanza è giustificata e possiamo tranquillamente accogliere, tranne che non ci sia qualche cosa del pubblico ministero solo per concludere, voglio aggiungere riserviamo un'altra... Avevo percepito, diciamo, una voce un po' più stanca, sì, conoscendo le condizioni di salute, stavo proprio per chiedere se volevo una pausa. Ah, e allora questo è il momento, quindi, dando atto della richiesta formulata direttamente dal Sino... Nulla osservando le parti, credo. Possiamo qui fermarci.